inizia la visita pastorale domenica 5 giugno e celebra la funzione della prima comunione. Thank you.
può essere breve perché i bambini si stancano, perché molte persone sono in piedi, ma nella verità non vorrei dire nessuna parola che possa essere considerata inutile. E allora cerchiamo di entrare in questo momento in quanto stiamo vivendo. Innanzitutto grazie, lo dico con una sola parola, al parroco che mi ha salutato a nome della comunità parrocchiale, grazie al sindaco che mi ha accolto a nome della comunità cittadina di San Salvatore delle Sine. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore, e Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Il 6 giugno inizia la serie di incontri con i fedeli delle varie contrade e comunità. Stiamo vedendo l'incontro con gli abitanti della contrada Banca. Essere preciso, ma mi pare che questa proprietà furono acquistate da una banca. Una volta tutto qua del territorio, tutto il territorio faceva parte di un feudo dei signori Pallavicino, tanto che la comunità di Vincenzo si chiama Contrada, sembra Pallavicino. Ci stanno circa 12 famiglie, una cinquantina di persone. Abbiamo acqua di pozzo che però le state scorse anche quelle sono essiccate, sono seccate, non c'è acqua di generazione. Cioè in effetti ci stanno alcuni pozzi che vanno alimentati dai tetti, le grondaie, quindi è acqua da cisterna, acqua di raccolta. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie di avermi accolto, di essermi venuto incontro, grazie anche per gli stagni, erano anche quelli un segno
di accoglienza e di festa. Penso che sia la prima volta che viene un vescovo da queste parti. Ah, sì. È un fatto storico. Sì. Comunque non l'ho detto per darmi importanza, ci potrei venire anche domani o dopodomani, non succede niente, non mi preoccupare. L'ho sottolineato per dirvi che questa venuta certamente non è una visita così formale, di cortesia, di protocollo, o una visita nella quale voi dovete rendere onore, omaggio al vescovo perché viene a trovarvi il vescovo. Io vi ringrazio della cordialità, della simpatia, dei fiori, degli spari, dell'essermi venuto incontro, degli striscioni, e sono tutte cose belle, cose da apprezzare, però il vescovo certamente non è venuto a farsi fare feste, il vescovo è venuto da voi, il vescovo è venuto a cercare voi, è venuto a incontrare voi, è venuto per voi, sono io che, anche se avete fatto questo a me, sono venuto a mettermi al vostro servizio. Voi avevate il diritto di vedere il vescovo nella vostra contrada. Io non ho fatto nulla di eccezionale, io sto facendo il mio dovere, e magari potessi avere più giorni per andare veramente dappertutto, anche casa per casa. Ve lo dicevo ieri, domenica, purtroppo questa possibilità non mi è data, ma posso almeno gioire di vedervi radunati nelle varie contrade, nelle varie zone del paese. Ave Maria. Grazie della partecipazione e tanti auguri per tutti voi. Grazie. Oddio, mi sveglio. Mamma,
Salutiamo prima questo, poi salutiamo loro. Questo è una faccia come si Un caloroso applauso. Noi abbiamo improvvisato questo incontro, se ne sarà già accorto, senza troppi preparativi, come nel suo stile, noi la conosciamo per non pretendere cose eccezionali. E per Sera Ballatina questa sua venuta è una cosa eccezionale. Io, che non sono più giovanissimo, non ricordo che ci siano stati altri incontri di questo genere. La presentazione che posso fare di questa contrada è molto breve e molto semplice. È una contrada di circa 320 abitanti, sono 60 famiglie circa. Poi è molto articolata perché ci sono delle strade interne, quindi non sappiamo fino a che punto possiamo dire questo perimetro, perché non possiamo circoscrivere il perimetro di questa contrada, però comprende varie strade come via Sciardi, via Villaretto, e poi questa che praticamente è la strada principale, via Cervito, nell'ambiente è quella più forse abitata, più popolata. La sua venuta qua ci rende emozione di gioia nello stesso tempo, perché non è una cosa di tutti i giorni, avete tra voi un pastore della chiesa che viene a sentire i problemi della gente, che vuole ascoltare, che vuole conoscere quali sono le esigenze, quali sono le problematiche. Allora io cedo la parola a lei, naturalmente lei ci farà sentire la sua voce pastorale e noi saremo felici di ascoltarla. Doveroso dirvi grazie perché siete qui e perché siete in tanti. E mi dispiace che tanti di voi sono in piedi, ma sono contento che la scuola non ce l'ha fatta a contenermi. Ma voi siete abituati a stare all'aperto, no? Anche in tempi, con tempi meno clementi di questa meravigliosa serata. Stasera ci fa dimenticare il fatto che dobbiamo stare in piedi, no? Va bene, comunque sono io che sento innanzitutto il bisogno di salutare ognuno di voi, proprio ognuno di voi. Venendo ho dato la mano a tutti, ma non era così tanto per fare qualche cosa. Volevo dire a ognuno di voi: ti vengo a incontrare personalmente, sono qui proprio per te. Non sono venuta a incontrare una massa di persone, ma sono venuta a cercare ognuno di voi. Era questo il senso della stretta di mano a ognuno e del bacio o della carezza fatta a ogni bambino, perché anche loro, scusate se dico soprattutto loro, sono importanti per me. Perché quanto più il mondo dei giovani e degli adulti migliora, tanto più si può preparare un mondo diverso per questi bambini. Diversamente non so che cosa si troveranno domani. Poco prima che a memoria d'uomo, sembra che questa sia la prima volta che un vescovo stia qui a parlare con voi. Non crediate che il vescovo sia una specie di marziano. Il vescovo è uno come voi, insomma, non mangia pure lui, dorme pure lui, non è una persona come tutti quanti gli altri, senza nessun suo merito, senza nessuna sua capacità. Il Signore purtroppo lo ha chiamato, lo ha scelto a fare il vescovo, cioè a portare sulle spalle questa grande, grande, grande responsabilità della fede, del cammino cristiano, della testimonianza evangeliche, della salvezza di tutti voi e delle vostre famiglie.
ma vi ripeto, una cosa è la chiamata di Dio, la responsabilità che il Signore gli ha messo sulle spalle, una cosa è l'uomo che in nulla si distingue da tutti quanti voi. Quindi, mentre vi dico accoglietemi come una persona di famiglia in quanto al rapporto tra di noi, nello stesso tempo però vi dico, in questa povera persona sappiate che questa sera in mezzo a voi è presente Gesù, il quale ha detto ai suoi apostoli: andate, predicate il mio Vangelo a tutte le creature, battezzatele nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Chi accoglie voi, ha detto Gesù agli apostoli, accoglie me. Chi ascolta voi, ascolta me. Voi questa sera, con gli occhi, vedete una creatura umana come tutti quanti voi. Con gli occhi del corpo, della fronte, con gli occhi della fede, vedete in questo povero fratello la presenza di Cristo. E quello che io sento il bisogno di dirvi non è un mio pensiero, non è una mia teoria, non vado in giro a fare conferenze culturali, sto facendo questo cammino per cercare di incontrare ogni persona per dirgli: credi in Gesù Cristo, ama Gesù Cristo, segui Gesù Cristo, vivi nella fede, risveglia la tua fede. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie e buonanotte. Mercoledì 8 giugno è il turno dei fedeli della contrada di Telese Vetere, raccolti nell'abitazione di Amedeo Pacelli. Thank you.
Bisogna dare uno di questi grandi. E perché non si è senza bambino? Che fa? Stasera tocca a me darvi il benvenuto nella mia contrada, è Telese Vetere, che non è molto grande come zona, ci sono circa una trentina di famiglie e sono tutti agricoltori, sia di agricoltori e qualche e chi ha delle mucche, roba sì. E Telese Vetere diciamo, è importante per il nostro paese in quanto è la vecchia Telesia, infatti qua è proprio il centro della vecchia Telesia, infatti proprio in questo qua c'erano le terme antiche, delle terme. Vi accogliamo con semplicità, senza tante manifestazioni, perché sappiamo che la semplicità è la cosa più bella. Cazzo, vi diamo il benvenuto, questo è tutto. Leucio, in poche battute, ha descritto la zona nella quale ci troviamo e soprattutto ha concluso dicendovi con parole semplici: vi do il benvenuto a nome di tutti quanti i presenti. Si sente bene la voce, vi dà fastidio il microfono, possiamo parlare. Bene, io credo che sia mio dovere salutare voi, perché questa sera voi siete stati convocati a incontrare il vescovo, però in realtà sono io che sono venuto a cercare voi, a parlare a voi, a incontrare voi. Io sono venuto qui per voi e questo è un momento molto importante del mio ministero di vescovo. Lo sapete che sto facendo la visita pastorale e sono venuto più volte a San Salvatore, come in tantissimi, tutti gli altri paesi della diocesi. Sono andato nei vari paesi per le feste, per le cresime, per i precetti pasquali, per le celebrazioni, per le giornate degli anziani, per tante altre circostanze, per lavori, per altri motivi. Però sto facendo la visita pastorale, nel senso che sto cercando di avvicinare quanto più persone è possibile. Sto cercando di avere non soltanto un incontro in chiesa durante la messa, stando lontano dalla gente così che mi vede negli abiti episcopali, celebrare la messa o fare altro. Sto cercando di fare un viaggio missionario, un viaggio che mi porta ad incontrare da vicino, con molta semplicità, ma anche con molto senso di responsabilità, mi porta a poter parlare a ognuno di voi. E allora innanzitutto sento io il bisogno di salutare voi e di ringraziarvi perché siete qui. Siete al termine di una giornata di lavoro e avete dovuto lasciare senz'altro tante cose per essere qui,
e vi ringrazio anche della disponibilità che avete avuto e dei sacrifici che avete dovuto fare per ci tengo anche a dire che non siete voi che avete fatto un favore al Vescovo e certamente non siete qui soltanto per far fare, o non principalmente, per far fare bella figura alla zona. Siete qui, io direi, per voi stessi. Perché? Perché voi non siete soltanto agricoltori, come diceva Leucio, non siete soltanto allevatori, non siete soltanto papà e mamma di famiglia, non siete soltanto vicini di casa, non siete soltanto persone che abitano nella stessa contrada, voi siete... Voi siete innanzitutto... Voi siete innanzitutto... Voi siete innanzitutto figli di Dio, voi siete innanzitutto cristiani, voi siete innanzitutto cattolici, voi innanzitutto fate parte di una chiesa. Il Vescovo questa sera non è venuto a farvi una visita di cortesia, a fare una conoscenza esteriore con voi, è venuto come Vescovo, è venuto perché davanti a Dio sono responsabile di voi, della vostra fede, della vostra vita cristiana, della vostra salvezza. Sono responsabile del vostro modo di vivere la vostra vita cristiana. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimane sempre. Amen. Grazie. Si chiama così? Non lo sapete? Sì, c'era una cappella, c'era una casa vecchia e c'era una cappella e chiamava San Vincenzo. Hai visto che c'è la spiegazione? Beh, la prima cosa che devo fare è salutarvi e ringraziarvi perché siete qui, perché avete risposto all'invito di incontrarvi col Vescovo. Ho detto anche in altre contrade che
sono io che sono venuto per voi, non voi per me. Casa per casa, ci dobbiamo pure incontrare da qualche parte, se no, mi sarebbe proprio impossibile nel giro di 13 giorni poter vedere tutti. E veramente sono venuto io per voi perché era mio dovere, è mio dovere cercare di fare tutto il possibile per incontrare i miei fedeli diocesani. In genere la gente è abituata a vedere il vescovo quando si fa la cresima, quando si fa la festa patronale. Ogni 4-5 anni. E non è una cosa buona questa. Il vescovo deve cercare di fare tutto il possibile per entrare nella realtà nella quale vive la gente. E il momento della visita pastorale è un momento quanto mai opportuno, idoneo, indicato proprio per avere questi incontri. È chiaro che voi il parroco lo avete sempre a portata di mano, perché sta a San Salvatore, è parroco di San Salvatore, e quindi a ogni occorrenza, a ogni bisogno potete andare da lui, lo potete chiamare, eccetera. Si sente la voce? Sì. E invece purtroppo il vescovo deve pensare a 27 paesi, deve pensare a 60 parrocchie, deve pensare a tutti i bisogni della diocesi, quindi non è che ogni giorno può stare in giro e sempre nello stesso posto. Ho voluto sentire qualche notizia sulla contrada, perché naturalmente io ho bisogno di parlare a delle persone concrete, a delle persone di cui so almeno l'essenziale, quindi mi interessava sapere più o meno quante famiglie ci sono, che cosa fate, se ci sono, se avete parenti lontani, fuori di casa, quali sono i vostri impegni predominanti, se l'agricoltura o altro, come anche se andate d'accordo tra di voi, se c'è pace, se ci sono buoni rapporti e se c'è la possibilità di avere momenti di vita cristiana, momenti di religiosità vissuti insieme. Mi ha fatto molto piacere sentire, ecco, l'iniziativa che avete preso di fare il pellegrinaggio della Madonna con il rosario nelle case, e è molto bella anche la notizia che un giovane della contrada abbia avuto la vocazione e stia preparandosi a diventare religioso, a diventare sacerdote. Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, descenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie e buonanotte. Grazie a voi. Membri dell'ANSPI e dell'Azione Cattolica.
partito ma 10 anni fa, forse più. Grazie alla buona volontà di alcuni giovanotti che si dedicarono a tempo pieno alle varie attività del centro. E ai quali fa il nostro plauso perché se oggi a Santa Maria si tratti è grazie alla loro iniziativa e alla loro fermezza. I settori sono quelli di credito sportivo, storico, della Caritas, attività giovanili, eccetera. Abbiamo riformato le competizioni che da anni erano in Apocalina, come la festività di onore di San Antonio, che ricorre la prima domenica di maggio, il pellegrinaggio a Monte Acero del giorno dell'Ascensione con la celebrazione della Santa Messa, pellegrinaggi a molti figli e santuari come San Giovanni Rotondo, San Michele, Pompei, eccetera. Giovanili per lo più sportivi. La Coppa di Cibi e Bestiari per creare le popolazioni di Giuseppe. Un gruppo di persone disposte al bisogno di una donazione di sangue e così via. E parola di Dio, è scelta e sceglierà in noi viva e vivificata. E questo ci dà una gioia sua figlia, incapabile, ma viva e grande. Ci assale solo un terzo di vestiti, e cioè che fa breve, lascerete Santa Maria. E tu coscienti che tante altre vorrebbero bisogno di donna. Scorga dall'ultimo riunito dei discepoli di Emmaus che facciamo questo. Resta con noi, Signore, perché si fa sì che il giorno oggi è il mondo. Avete colpito l'onestà.
grazie assai del pensiero e anche della scelta di averlo fatto. Mi spiace che mi devo limitare a dirvi grazie, però guardate la gioia con cui lo ricevo, il piacere, il godimento con cui lo prendo nel buco. Grassano per incontrare i fedeli di quella contrada nell'abitazione di Giovanni di Palma. Cordiale, festosa, gioiosa, esplosiva. Con cui mi avete ricevuto, veramente grazie. Vi devo dire che queste cose certamente fanno piacere, come non farebbe piacere essere accolti a Sassate o a Pomodoro, no? E quindi sono cose che certamente piacciono. Però vi confesso pure che mi fanno sentire un pizzico, io già sono una nullità, ma quando fate perché... Meritate di più, perché, povero me, povero me. Per quello che ci state dando. Povero me. Dunque, comunque, veramente, veramente grazie per questa accoglienza. E quando vedo che la mia gente mi dà questi segni di festa, di accoglienza,
io dico: Signore, prendili tu, perché qui non accetta, non stanno accogliendo me, Mario Paciello, stanno accogliendo colui che io rappresento, quindi stanno accogliendo te. Ed è proprio con questo animo che sto facendo questa visita pastorale, e che questa sera sento di avere in mezzo a voi. Non sono venuto a farvi una visita di cortesia, una pura conoscenza così più immediata, più diretta. Sono venuto come il vostro vescovo, non a dettarvi leggi, ma così a darvi, a dirvi una parola di vita, a darvi una spinta, uno stimolo, perché possiamo esortarci a vicenda a vivere meglio la nostra fede. Questa sera ho avuto la gioia di poter parlare prima alle 5 ai ragazzi, ai giovani, che domenica prossima, la voce arriva dietro, che domenica prossima faranno la cresima. E poi abbiamo fatto un altro incontro molto bello con i membri dell'ANSPI e dell'Azione Cattolica, e anche lì abbiamo vissuto un'ora molto molto bella. Cioè, ai giovani che devono fare la cresima domenica prossima, e poi sotto aspetti diversi anche alle due associazioni dell'Azione Cattolica e dell'ANSPI, stasera ho avuto modo di sottolineare la necessità di uscire dal nostro individualismo, dal nostro privato, per vivere più il nostro essere Chiesa, il nostro essere popolo di Dio, il nostro essere comunità. Veramente lo dobbiamo fare, ne abbiamo proprio bisogno. Non possiamo più pensare alla nostra fede, al nostro essere cristiani, al nostro essere cattolici, come a un fatto privato e personale che interessa noi e il Signore. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, il Figlio e Spirito Santo, discende da tutti voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie di tutto, il Signore vi accompagni. Buonanotte. Amministra il sacramento della cresima. Confermi nella professione della vera fede. Amen. Lo Spirito Santo.
Santo che è disceso come fuoco di carità nel cuore dei discepoli, vi raccolga nell'unità della famiglia di Dio e attraverso le prove della vita vi conduca alla gioia del regno. E su voi tutti che avete partecipato a questa celebrazione scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Martedì 14 giugno incontro il personale del Corpo Forestale dello Stato nella locale caserma. A nome mio e di tutto il personale le porgo un benvenuto di cuore. Grazie. Parlerò brevemente del Corpo Forestale di suo 161 anni di storia. Come recita la preghiera del nostro San Giovanni Gualberto, i forestali sono posti al servizio del paese per la conservazione, la cura e la difesa delle cose più belle del tempo. Grazie. Sono curioso di sapere, di conoscere, no? Anche perché in particolare l'anno scorso vi confesso che ho sofferto tantissimo nel vedere tante nostre montagne bruciare. Io non so se negli anni precedenti, ma non mi sembra che negli anni precedenti ce ne siano stati tanti incendi, ma l'anno scorso è stato una cosa veramente triste assurda. E quindi soffrivo tantissimo per i boschi che venivano così barbaramente proprio distrutti, perché ci vogliono tanti alberi per far nascere, per far crescere un albero e poi in una notte o in un giorno devono essere, io direi, così sacrilegamente distrutto. In un dramma che scrissi tanti anni fa, quando non avevo niente da fare, su San Francesco, e misi proprio questa riflessione, che quando gli uomini distruggono la natura è segno che hanno ucciso prima Dio nel loro cuore. Quando l'uomo non rispetta più la natura, certamente non rispetta più Dio. E la distruzione della natura è un segno di come l'uomo non ha un senso religioso, non ha più una fede, purtroppo. Sono due libri. Grazie. Fatto da personale forestale. Un libro riguarda un pochettino le leggi italiane ed europee in materia di salvaguardia della natura, e uno riguarda un pochettino la storia. Questo è importante. Grazie. 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 Subito dopo, in chiesa, la comunità neocatecumenale.
Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, sempre, per sempre. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Io vi ringrazio comunque. Grazie, ma potevate fare a me. Grazie. Della contrada Gugliano, nell'abitazione di Rocco Porto. A cercare queste pecorelle più o meno come sono fatte. Vedete di che qualità sono fatte. Sono i buoni, cattivi, quello a metà. Purtroppo è l'andazzo del mondo. Li troviamo cattivi, anche se a volte sorridono, ma sono cattivi lo stesso. E allora ci vuole una buona marina.
Bene, quando il padrone di casa è venuto a perorare presso Don Peppino la causa degli abitanti di Pugliano, la voce si sente? Sì, sì. Allora, ho ritenuto opportuno vedere se era possibile trovare uno spazio anche per voi. E sono stato ben felice che questa sera, anche se un poco in ritardo, stiamo con un'ora di ritardo, però non faremo il discorso molto lungo stasera, anche se con un'ora di ritardo, siamo riusciti ad essere qui. È veramente... Vi confesso che mi fa piacere essere qui stasera tra di voi. E, mi sarei sentito, ve lo confesso, mi sarei sentito egoista e in colpa se non avessi tentato di vedere quando era possibile venire e accontentare il vostro desiderio. E, mi sembrava il padrone, come si chiama il padrone di casa? Rocco. Mi sembrava il padrone di casa, quando pregava Don Peppino di venire qua, come quel centurione di cui parla il Vangelo. Ricordate nel Vangelo? Il centurione che va da Gesù e dice: ti prego, per favore, il servo a casa mia sta morendo, vieni a guarire. Ecco, qui per grazie di Dio saluto tutti quanti i giorni. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettendo noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo oggi. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie. Avviene l'incontro con i carabinieri. C'è l'appuntato Grasso, che è il mio vice quando io ci manco per comandare la caserma, poi c'è l'appuntato Riondino, carabiniere Piazza, poi ci sta l'appuntato Mungillo e il carabiniere Atria. Militari più un sottufficiale con il grado di maresciallo ordinario da 2 anni. Io dico sempre ai carabinieri, ai poliziotti, che li penso molto spesso e prego molto per loro, veramente, perché è un impegno aperto a tutte le possibilità di rischio, e quindi quando dovete fare il vostro dovere lo dovete fare, e quindi avete bisogno proprio veramente che il Signore vi stia vicino. E per le vostre persone, e per questi belli angioletti che... Tutti i carabinieri della caserma. Ilaria, è un poco emozionale. Mi commuovi, grazie. Io do un bacio a te per tutti i carabinieri, per tutte le persone che sono nella caserma, va bene? Grazie. Quella località. Lo accoglie Domenico Festa nel suo capannone. Mm.
Che classe avete fatto? E tu? Qui dobbiamo ancora salutare qualcuno. Sera. Diciamo che sono circa 50 famiglie e purtroppo nella nostra zona molti hanno aderito, molti non hanno aderito, comunque va bene. L'attività è prettamente agricola, come coltivazione si coltiva tabacco, granturco, animali, allevamento. Il nostro benvenuto e passo la parola a voi. Grazie. Gesù un giorno camminava per le strade di Cafarnao e trovò una persona che, come Don Raffaele, era seduto al banco a riscuotere le tasse. Si chiamava Levi o Matteo. Un giorno gli passa davanti Gesù e gli dice: Matteo, vieni, segui. Il mestiere che faceva quell'uomo, nella mentalità della gente, era un mestiere da ladro e tutti quanti, quell'esattore di tasse, Levi, lo consideravano un ladro. I suoi amici erano tutti quanti gente della sua risma, la pensavano come lui, gente che non metteva mai piede nel tempio, gente che non aveva forse tempo per andare alla sinagoga come facevano tutti quanti gli altri. Era considerato un peccatore pubblico. Incontra Gesù e ci dice il Vangelo che immediatamente lasciò tutto e si mise a seguire Gesù. Il nostro che sei sia santificato nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie. Grazie a Sara.
hai di cuore, è un regalo troppo prezioso, non dovevate fare queste cose. Comunque, però, molto caramente, perché è molto bello, oltre che prezioso. Grazie assai. Dell'impresa Bove. Devono essere più, sempre buoni, sono buoni, però ancora più buone. Il primo pensiero deve essere un ringraziamento ai signori Bove che mi hanno dato la possibilità di venire qui da voi. Credo che per San Salvatore la ditta Bove rappresenti una grossa realtà lavorativa. E mi sarebbe mancato molto nella visita pastorale se non mi fosse stata data la possibilità di venire in un luogo dove si lavora, e si lavora anche con impegno di molte energie da parte vostra, e con impegno anche, con grossi impegni da parte dei responsabili per il lavoro. Quindi innanzitutto un grazie per non solo alla ditta che mi ha permesso di essere qui, ma un grazie anche a ognuno di voi. Non scherzavo prima quando dicevo che avete sulle spalle una giornata lavorativa, e credo che giunti a quest'ora si desidera una sola cosa: tornare a casa, dimenticarsi del lavoro e pensare a tutti gli altri impegni, a tutti gli altri valori, a tutte le altre preoccupazioni, a tutti gli altri bisogni che qualunque persona ha, e che è giusto naturalmente pensare e avere al di fuori del lavoro. Quindi se qualche volta i signori Bove, se loro lo consentono e se voi siete d'accordo, se qualche volta possiamo trovare anche col prossimo anno un'ora per celebrare insieme una preparazione al Natale o una preparazione alla Pasqua, io sarei ben felice di tornare in mezzo a voi per fare questo. Vabbè. Si intrattiene in chiesa con i ragazzi dell'Azione Cattolica. L'ACR di San Salvatore dell'Esilio è composta da circa 40 ragazzi. Credo che possiamo continuare sempre a fare il nostro meglio nell'operare con i ragazzi e i ragazzi con noi. A nome di tutti le ridò il benvenuto. Grazie. Prima di tutto impariamo il saluto che abbiamo già imparato a scuola. Hai imparato un saluto a scuola? Sì. Qual è? Cristo regna sempre con Maria. Ve lo ricordate? Quelle della scuola elementare sì, quelle della scuola media no. È vero? Allora, Cristo regna sempre con Maria. La risposta è sempre con Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo Gesù. Santa Maria.
Spirito Santo che scende su di voi e con voi rimane sempre. Amen. Conclude la giornata incontrando i giovani della parrocchia. Un'altra cosa che dovremmo fare, prima di tutto, non lasciamo sedie vuote, perché se viene qualcuno resti in piedi. E allora? Un'altra cosa ancora è che dobbiamo evitare di avere l'impressione che ci sta la diaspora, la periferia. No, noi siamo una giunta che non c'entriamo, no, c'entriamo tutti quanti, perché un incontro o lo si vive da protagonisti o è meglio non farlo. Venerdì 17 giugno i fedeli della contrada Ceti San Marino nei locali della scuola elementare. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione a questo incontro, che ha come unico scopo quello di avvicinare gli uomini e di unirli in un unico abbraccio, poiché se tutti gli uomini si conosceranno meglio, se staranno insieme il più possibile, se si tenderanno la mano più spesso, sapranno anche meglio aiutarsi e comprendersi a vicenda. Voi che rappresentate l'amore e la carità cristiana, voi che rappresentate tutti noi dinanzi a Dio, dovete fare in modo che venga assegnato il massimo valore a questo incontro di amore, di fratellanza e di pace dell'umana solidarietà. Tenendo Dio dinanzi agli occhi, che in questo momento si presenta sotto le sembianze del nostro vescovo, la vita può diventare più bella, più ricca di valori spirituali, che poi sono quelli che danno significato alle nostre quotidiane azioni. Grazie dai cittadini di Ceti San Marino. Eccellenza, dopo queste parole così semplici, così profonde, così genuine e così pronunciate col cuore, è anche difficile dire qualche altra cosa. Però io vorrei dire una cosa che va innanzi a tutte quante le altre. La contrada di Ceti San Marino è la contrada più grande di tutto quanto il centro abitato di San Salvatore Telesino. E quello che è più importante ancora, è una contrada molto unita, una contrada che quando vuol fare una cosa la sa fare molto bene e che quando trova delle persone che la entusiasmano veramente riesce a fare cose meravigliose, come per esempio ha fatto quando su questo palchetto appena una settimana fa è stata fatta una recita che veramente era di alto livello. Si trattava della recita dei Promessi Sposi, ma fatta in una maniera così garbata, in una maniera così ben strutturata, che veramente sembrava di assistere a dei professionisti, alla recita dei professionisti. Stanno qui le insegnanti a cui va il nostro applauso, perché veramente hanno fatto una cosa meravigliosa. A tutti.
sia lodato Gesù Cristo. Grazie di essere qui, grazie dell'accoglienza, grazie delle parole del... Sì, accomodatevi, no, sto qua, scusatemi, proprio perché mi sono accorto che vi stavo coprendo, mi sono messo là. Io mi aspettavo, come in tutti gli altri incontri, una numerosa partecipazione, ma non sapevo che questa sera avrei trovato qui, come ha detto il sindaco, una così consistente presenza. Sei venuto tu a visitarci e per mezzo di noi ci hai parlato. Ci hai parlato della nostra famiglia, delle nostre responsabilità, dei nostri doveri, delle nostre difficoltà, dei pericoli che corriamo. Ci hai ricordato che non possiamo costruire una vera famiglia cristiana senza di te, senza la tua parola, senza l'Eucaristia, senza la comunità cristiana. Hai fatto capire ai genitori il dovere che hanno di formarsi continuamente per essere all'altezza del loro compito. Ci hai ricordato, Signore, che se noi siamo pigri, indolenti, sordi, indifferenti, la società, i mezzi di comunicazione sociale, la cultura corrente, la corruzione, la violenza, la criminalità, il sesso sfrenato, potrebbero farci perdere per sempre i nostri figli. Aiutaci, Signore, a formare famiglie veramente cristiane, ma in modo concreto e responsabile. Se ci hai parlato della necessità di formare la nostra fede, Signore, facci sentire la necessità di metterci in ascolto della tua parola con fedeltà. Farci sentire la indispensabilità, il bisogno di essere ogni domenica nella comunità cristiana che celebra l'Eucaristia. Farci sentire la necessità di essere tutti esempio di virtù, di rispetto, di amore in casa. Fa' Signore che ci sia la fedeltà agli impegni coniugali. Fa' Signore che siamo aperti alla vita, rispettosi della vita. Fa' Signore che ci sia dialogo, apertura, attenzione e accoglienza reciproca nelle nostre famiglie. Facci vincere, Signore, la diffidenza, la sfiducia, la vergogna, la paura che ci impediscono di dire ad altre coppie: vogliamo fare insieme un cammino, vogliamo darci reciprocamente una mano, vogliamo darci forza reciprocamente incontrandoci in Cristo e nell'ascolto della Sua parola. Signore, fa che non mettiamo al primo posto della nostra vita i beni materiali,
Non permettere, oh Signore, che ci ammazziamo di fatica per i figli e li priviamo di ciò di cui hanno maggiormente bisogno, del nostro esempio, del nostro amore, della nostra presenza. Gesù, Maria, Giuseppe, Santa Famiglia di Nazareth, modello di tutte le famiglie cristiane, fate che noi vi abbiamo sempre davanti agli occhi per imparare da voi come costruire, salvare, difendere, formare la nostra famiglia. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, del Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimane sempre. Grazie per l'ascolto paziente e scusate per se ho fatto tardi e non avete detto niente, questa è colpa vostra. Sabato 18 giugno in chiesa, con l'assemblea parrocchiale, si conclude la visita pastorale. Col tempo potrei dimenticarmi dei nomi delle zone,
delle persone che ho incontrato, delle cose che mi sono state dette, delle cose che ho conosciuto, e allora per questo vedete che io facilmente scrivo, almeno quello che ascolto, quello che dico io lo scrive lui. E rivedendo appunto tutte le cose che ho annotato in questi giorni, e ho fatto una piccola sintesi, io ve la presento così, senza nessun ordine, man mano che vengono i singoli punti ve li presento. Ecco, ho vissuto 13 giorni nella comunità di San Salvatore Telesino, una comunità che l'ho visto, l'ho toccato, mi è stato detto in più riprese, una comunità fondamentalmente sana, una comunità che naturalmente non è fatta di angeli, ma parlo della comunità cittadina, ma che ancora rispetto a tanti altri ambienti, a tanti altri paesi, ancora abbastanza custodita e riservata. Ho incontrato un popolo laborioso. Sono andato in 7 zone, in 7 contrade, e dovunque ho potuto vedere, e mi è stato detto da chi presentava la zona, ho potuto constatare di trovarmi davanti a delle contrade molto unite. Ho visto un popolo che ha partecipato in modo numeroso agli incontri, sia qui in chiesa, sia nelle varie zone in cui siamo andati. Un popolo che mi ha accolto non soltanto facendo festa e dando dei segni anche esteriori di festa per l'incontro col vescovo, ma ho incontrato un popolo che si è messo anche in ascolto di quello che il vescovo diceva. Ho trovato tante comunità veramente attente, veramente disponibili interiormente. E poi io ho anche visto un popolo che ha testimoniato tanta cordialità. Sono stato in 7 zone pastorali, in 7 zone, in 7 contrade del paese, e oggi ho contato, ho fatto la somma, tutte le famiglie che abitano nelle varie contrade, stando ai dati che mi sono stati suggeriti, comunicati, ho visto che in queste contrade abitano circa, forse più, 300 famiglie, cioè circa 300 famiglie abitano nei dintorni del centro di San Salvatore. Dovunque sono stato, ho detto che sarebbe tanto bello se i luoghi nei quali abbiamo fatto l'incontro potessero diventare luoghi di evangelizzazione. Luoghi stati di evangelizzazione. Quanto sarebbe bello? Dico sarebbe bello, ma dovrei dire è necessario, è proprio necessario. Perché i cristiani di San Salvatore non sono scomunicati, non sono atei, non sono chiusi alla religione, non sono preveniti nei confronti della Chiesa, assolutamente. E proprio perché sono persone che hanno un forte senso religioso, sono persone che credono nel lavoro, credono nella famiglia, credono nei valori cristiani, proprio per questo motivo dobbiamo vedere come fare perché in queste contrade possano, perché queste contrade possano diventare luoghi di evangelizzazione. E penso che questo sia possibile anche perché ho
visto che ci sono buoni rapporti in genere tra le famiglie delle singole zone. E allora questa mi pare che sia la premessa più favorevole a che nascano dei luoghi di incontro. E allora in queste zone io suggerisco che si pensi di far nascere dei luoghi dove si fa catechesi, suggerisco che in queste zone nascano dei gruppi di famiglie. Come dice Paolo, è andato in giro, ha parlato, ha seminato, ha cercato di illuminare, di scuotere, di coinvolgere, eccetera. Chi deve poi far portare il frutto è la grazia di Dio e lo Spirito Santo. E allora vi assicuro tanta preghiera, perché quello che il Signore per mezzo del suo servo ha seminato possa produrre molto frutto. Tanti auguri, vi do la benedizione.